Born in this country, red, white, and blue. From church pews to bar stools, it's always been true. From up in the mountains, way back in the pines, from crazy to sweet dreams, to yesterday's wine. All of my heroes, from Lefty to Jones, some are still with us, and some have gone home. Oh, precious are the memories of the music they made, forever living, not held by the grave. Forever and always chiseled in stone, like honky tonk prophets, their words linger on. If you don't believe me, if you need some proof, ask any old jukebox, hey, ain't it the truth? Honest and simple, never ashamed. Lord, help us, Jesus, never to change. One day I'll see Lefty when my work is through. He'll say, son, you were country. Oh, ain't it the truth? Forever and always chiseled in stone, like honky tonk prophets, their words linger on. If you don't believe me, if truth, ask any old jukebox, hey, ain't it the Eccoci, ancora insieme per questo numero 849 che prosegue la trattazione di questo argomento, le droghe, che io ho inteso affrontare come parentesi alla ischemia e infarto del quale argomento abbiamo già trattato e tratteremo, ma ho inteso fare questa parentesi perché mi è sembrato che dovevo farla per dare un'informazione precisa. Può darsi che questa informazione possa essere utile a qualcuno per evitare di cacciarsi nei guai e per evitare di fare anche del male agli altri, per evitare dolore e sofferenza, perché
e non c'è niente da fare ad operare questa roba se non è oggi e domani causa dolore e sofferenza. E vabbè, andiamo avanti perché io adesso, questo è il logo che io ho introdotto, Impara e Vivi, è molto importante, io faccio parte di questa associazione, ho l'onore di farne parte naturalmente. Ma vediamo prima le piccole rubriche, l'immagine che certamente è molto singolare, perché io dico, se c'è un posto per fare conversazione in un modo un po' precario è questo. Però questi due gattini qui hanno scelto questo posto, i gatti si sa come sono fatti, e hanno ritenuto che lì non gli davano a nessuno, e stanno parlando di più o meno, chissà, se parlano di costume, di politica, di ambiente, no, non lo sapremo mai. Però la fotografia, che è una fotografia naturalmente, valeva la pena di essere presentata, secondo me. Io credo che questi piccoli esseri viventi sono una grande compagnia, io li amo moltissimo. Non sono capaci di mentire, di rubare, di essere cattivi. Semplicemente vogliono da mangiare e rendere in affetto quello che ricevono. E vabbè, andiamo avanti. E vediamo il pensiero. Pensiero, che cosa ho messo nel pensiero? Ho messo una cosa che misi anche la volta scorsa e che voglio ripetere. Sanità in Italia, ottimi gli operatori. Ripeto, gli operatori sono buoni, salvo qualche eccezione, ottimi sono. Quello che non funziona, lo ripeto per la seconda volta, è l'organizzazione del Servizio Sanitario Nazionale. Non accetto che ci sia una prenotazione per gli esami di mesi o anche di anni. E fate qualche cosa, organizzatevi meglio, non è questo che la popolazione italiana vuole, che il cittadino ammalato vuole, e quando c'è la malattia deve essere al primo posto, secondo me, e chi ha la sfortuna di averci a che fare deve essere servito al meglio. E con questo credo che non ci sia da aggiungere neanche una parola. Meglio andare subito sul nostro tema, che come ho detto è il tema delle droghe. E anche questa volta inizio con questa immagine, perché non sarà mai abbastanza, perché l'ortensia, idrangea chiamata botanicamente, oggi questa roba qui viene triturata, fumata e fa un danno terribile, è velenosa. Però oggi si cerca qualunque cosa che ci sia al mondo può diventare droga. Non lo so, ecco, parleremo della dipendenza, ma lo sapete che esiste la dipendenza, esiste per il fumo, per il tabacco, naturalmente esiste per l'alcol, esiste per le droghe, ma guarda, esiste anche per lo zucchero. Non vi dico altro, ma ne parleremo. Cioè, quando tu vai a dar noia al sistema nervoso centrale, non si sa quello che succede. E adesso però lo capiremo nel corso di questi programmi, perché non ci sarà solamente questo di oggi, ma ci saranno delle altre. La volta scorsa ci siamo interrotti all'immagine di questo uomo impasticcato, che è un emblema dei giorni nostri, tanto che oggi si pensa che assumendo delle pasticche si possa rimediare tutto. Quindi non è detto che tutta questa roba sia droga, in parte può esserlo, in parte no, ma comunque sia, io personalmente io sono completamente contrario. Medicine poche ma buone, e credo che, non possiamo farne a meno, ma credo che la cosa più bella sarebbe che noi scoprissimo piano piano il valore delle erbe, perché sono convinto che nel mondo delle erbe noi possiamo avere i rimedi di tutte le nostre malattie, però il problema è scoprire bene questo mondo, il che non è per niente facile. Andiamo avanti nel nostro percorso, che deve parlare appunto della droga e spiegare tante cose. E qui vediamo
un effetto meraviglioso che può produrre lì per lì la droga, ma la realtà, eccola qua. Se voi guardate questo soggetto e vi pare un soggetto normale, non credo che siate nel giusto. Questo è un soggetto completamente alterato. È alterato per che cosa? Perché il suo sistema nervoso evidentemente è stato violentato, colpito da una qualche sostanza che l'ha fatto aberrare, e quindi dà al soggetto interessato un'espressione come questa, che è tipica del soggetto drogato. Brutta, vero? Brutta, ma e guardare anche le cose brutte. Io sono qua per guardare un po' di tutto con voi, naturalmente. Proseguiamo e vediamo che cosa abbiamo. Abbiamo questa immagine che non vuole essere una presa in giro di qualcuno, ma certamente chi non capisce queste cose, quelli che dicono ma no, non è niente, è la libertà dell'uomo, può fare quello che gli pare, può prendere quello che gli pare, io faccio come voglio, eccetera. E dimostra di avere un cervello piccolo, come è in questa famosa immagine, dove il cervello è ridotto veramente ai minimi termini. Purtroppo questa è, diciamo, la radiografia, se vogliamo, di moltissime persone che sono in giro in questo mondo, grandi labbri, come vedete. Lo dico alla Giovanni Papini, perché Papini li chiamava labbri, ma quasi tutti li chiamano labbra. Le labbra sono un'altra cosa e riguardano l'apparato genitale femminile, che non c'entra niente in questo caso. Grossissimi labbri che parlano e non dicono niente. Occhio grande, vedono, non vedono niente. Il problema è il cervello, che è andato, come si dice, in pappa. Ma vabbè, andiamo avanti e vediamo qua. Bella, vero? Mica male questa raccolta di pasticche di tutti i generi, dove c'è un po' di tutto. C'è la droga dello stupro, c'è la droga dei jihadisti, c'è il GMBH, ci sono tutto un sacco di droghe, ma sono solamente una parte, perché, ripeto, oggi non siamo più ai livelli di 20 anni fa, quando c'era la morfina, la cocaina, la cannabis e l'acido lisergico. Oggi praticamente le droghe sono innumerevoli. Tutto è droga, se vogliamo. C'è chi si droga anche con la benzina, quindi figuriamoci. Tutto ciò che può eccitare il sistema nervoso è ben accolto in queste sciagurate persone. E qui abbiamo anche un'altra immagine dove cerchite un po' di nomi, ma io l'ho lasciato sfocati apposta, perché tanto uno vale l'altro. È inutile mettersi a esporre a voi tutti i nomi di queste droghe, e non si finirebbe più, ripeto, ma poi ci arriveremo. Sono 651 i siti internet dove è possibile procurarsi questa roba a 7 euro, 8 euro, 10 euro al massimo, quindi accessibile un po' a tutti, e poi dopo con i danni che seguono. Quindi attenzione, tutti questi colori sono belli, ma sono falsi. Questo è il mio modo di esprimerlo. Ecco qua, eccolo qua. Qui è sparito il colore, l'ho fatto sparire, perché sono colori falsi. Colori belli, ma falsi. E qui lo faccio vedere graficamente in un altro modo, e ancora dimostra la stessa cosa. Vediamo un pochino, un po' di situazioni in grafici e cose di questo genere. Allora, cominciamo di qua e vediamo che qui abbiamo questa colonna a sinistra, droghe usate, c'è scritto, droghe usate. Qual è questa grande colonna qua? Il famoso spinello.
del quale parleremo abbastanza ampiamente, perché è un discorso molto delicato e difficile. Poi abbiamo la cocaina, abbiamo l'eroina, abbiamo l'estasi, abbiamo le anfetamine, abbiamo addirittura i funghi e poi altro. E comunque sia, questo è come sono distribuiti i tossici, diciamo così. E in questa torta a spicchi vediamo che due settori sono particolarmente evidenti. Questo qua viola 44,1%, che riguarda la cocaina, e questo qua blu, che riguarda l'estasi. Poi chiarirò che cos'è l'estasi. Comunque sia, la cocaina e l'estasi occupano i primi posti. Poi abbiamo la chetamina, lo shabu, l'eroina, questa gialla. Vedete com'è ridotta? Non era così 20 anni fa. Oggi costa cara e c'è altra roba che può sostituirla a poco prezzo. Le anfetamine, gli inalanti, l'LSD, l'acido lisergico. Questo crea un danno, direi, irreversibile nel cervello. Quando uno ha fatto uso di LSD, purtroppo il cervello rimane danneggiato e non può recuperare, 4,74%, non può recuperare la sua integrità, non solamente funzionale ma anche anatomica. Quindi, i danni che si provocano al sistema nervoso centrale sono notevolissimi e io cercherò di in qualche modo di spiegarli, di farli capire per quanto mi sarà possibile e per quanto è nella mia capacità. Allora, l'estasi o MDMA, e qui c'è il nome chimico, ma se io vi dico metilene dioximetil etil anfetamina, non ho detto nulla, ma l'estasi non è altro che una droga che causa ipertermia maligna con rigonfiamento dei muscoli e degenerazione della struttura contrattile dei muscoli scheletrici, aritmie cardiache, iposodiemia, accidente cerebrale da ischemia, guardate un po', epatite tossica ricorrente che evolve in cirrosi, dissezione addirittura acuta dell'aorta e tamponamento cardiaco, manifestazioni psicotiche gravi con comportamenti pericolosi. Ecco, e questa MDMA, molto diffusa l'estasi. Certo, il nome è affascinante, no? Estasi. Sembra che sia un qualche cosa che ti porta in paradiso, insomma, ecco. Però le conseguenze sono quelle che vedete sotto. Sono ben diverse. Nonostante questo, in qualunque locale pubblico, anche scuole o quello che volete, questa roba qui gira tranquillamente e nessuno pone rimedio, nessuno fa qualcosa, perché l'uomo è libero di fare quello che gli pare e quindi gli deve essere concesso tutto. Ma. E qui vediamo le droghe legali e illegali. Attenzione a questa tavola, perché guardate che qui è scritto droghe legali, Quali sono le droghe legali? Sono l'alcol e la nicotina, il tabacco. Sono droghe legali. Cioè, praticamente voi potete acquistare sia l'alcol che il tabacco ovunque e acquistate delle droghe. Lo dimostrerò, quello che dico. Ambedue sono delle droghe che possono causare dei danni non indifferenti. Quelle illegali, invece, sono gli allucinogeni come l'estasi, gli stimolanti come la cocaina, i deprimenti come l'oppio e l'eroina e gli inebrianti come la marijuana e l'hashish. Ecco, questo è un quadro semplice, abbastanza. Poi c'è scritto quassù, droga che la legge proibisce di consumare, smerciare e altre che possono essere liberamente acquistate e assunte. Queste qua a sinistra sono legali
e quindi le potete comprare da tutte le parti. Queste qua invece sarebbero proibite, sarebbero, dico, uso il condizionale, perché poi in realtà le trovi dappertutto e lo Stato si guarda bene dal fermare questo. Ci sono tranquillamente spacciatori dappertutto, gente che ti vende questa roba dappertutto, e non è che io ho parlato anche con i carabinieri, io ho molta stima delle forze dell'ordine, dei carabinieri particolari, ma anche della polizia di Stato, tutte queste cose. Ho parlato con i carabinieri e ho detto: ma è possibile che voi non potete far niente in questi casi qua e che uno deve assolutamente sottostare allo smercio, allo spacciatore? No, dice, non possiamo fare niente perché lo Stato non ci assiste in questo. Infatti, lasciamo fare la tavola, vediamo. Lo Stato che fa? Il carabiniere arresta qualcuno, dopo un minuto arriva il giudice, meglio ancora la giudicia femminile, so come chiamarla. Qua vede, dice, no. C'è il fatto di Firenze di qualche tempo fa, quando due imbacuccati, rapinati con la pistola a mano, stavano per rapinare, mi pare, la SNAI, vengono beccati dalla polizia, portati dalla giudicia, non dal giudice, dalla giudicia, la quale dice, perché l'avete portato qua? Non hanno fatto niente. Dice, ma porca miseria, aveva la pistola a mano, stavano per entrare, erano, diciamo così, imbavagliati, truccati. Lo so, dice, ma ancora non aveva mai commesso niente, potevano ripensarsi all'ultimo secondo, via via a casa. Ecco, e quando si comincia a ragionare così, lo Stato è allo sfascio. Non esiste più l'ordine, non esiste più il buonsenso, soprattutto, non esiste più la protezione. Noi sappiamo benissimo, lasciatemi dire queste cose, sappiamo benissimo quante persone anziane, anche nei dintorni qui di Firenze, sono aggredite e chiedono dei malviventi di entrare in casa con qualche trucco. E addirittura lo dico perché così sono informate le persone che mi ascoltano. A qualcuno dice, dobbiamo fare un controllo, apro la porta. E quella apre. A un altro dice, guardi, hanno arrestato suo figlio, ci vogliono subito 5.000 euro perché l'avvocato lo fa liberare subito, ma ci vogliono 5.000 euro. E quello si industria di trovare o gioielli o qualche cosa per arrivarci. Ormai si vive così, ma tutto questo è disordine completo. È disordine completo e, diciamo, i magistrati non fanno niente. Ma il magistrato assolve tutti. Via, entri da una parte e esci da quell'altra. Ti porta il poliziotto dentro e il giudice, o meglio ancora la giudice, ti rimette fuori. Vabbè, questa è una parentesi, ma però è una parentesi vera, consentitevelo. Andiamo avanti che è meglio, e vediamo cosa abbiamo. Abbiamo una cosa molto interessante, perché qui questa è una tavola. È una tavola che viene diciamo, del Lancet, qui è una rivista inglese. Ma è interessante perché ci sono delle barre nere e gialle, come vedete. È scritto harm to users e harm to others. Che cosa vuol dire? Pericolo per se stessi e pericolo per gli altri. Guardate un po', leggiamola perché è interessante. Al primo posto c'è l'alcol. L'alcol mi dà un pericolo per se stessi, ma ancora di più mi dà un pericolo per gli altri. Bisogna guardarle queste cose, rifletterci sopra. L'eroina meno dà un grande pericolo per se stessi, meno per gli altri. Perché l'alcol più per gli altri? Perché sappiamo benissimo quanta gente, diciamo, guida ubriaca e poi scappa e poi uccide e poi rimane impunita, oppure fa 2 o 3 mesi di galera invece che 30 anni, e con quello arrivederci e grazie. Poi c'è il crack, che è la cocaina in cristalli. Poi c'è altre droghe, la cocaina stessa, pericolo per sé e giallo per gli altri. Il tabacco, pericolo per sé e anche per gli altri, naturalmente. I
il fumo, il South Stream Smoke, come lo chiamano gli inglesi, il fumo collaterale, le anfetamine, il GHB, la droga dello stupro, ce ne sono tutte, qui sono indicate un pochino tutte. C'è anche il CAT, guardate questo CAT, K-H-A-T. Che cos'è questo CAT? Boh, nessuno lo sa probabilmente. E invece è bene saperlo, io non so, credo di avere preparato anche un'immagine del CAT. Ora vediamo. E poi l'estasi e poi l'LSD, insomma, tutte queste cose qua. E in fondo perfino i funghi. Vedete, grande pericolo per sé e poco per gli altri, perché uno muore e basta, non se ne parla più, così non dà noia agli altri. Allora, questa tavola è interessante per poter capire bene quello che succede assumendo delle droghe. E dicevo del CAT, eccolo qua il CAT. Che cos'è questo CAT? Del quale probabilmente è difficile che qualcuno di voi abbia sentito parlare. Il nome è questo, CAT. Questa è un'erba che viene, guardate, è stata scoperta nell'ottobre scorso, quindi pochi mesi fa. È veramente uno degli ultimi arrivi nel negozio diabolico delle droghe. Viene dall'Etiopia. Sono foglie particolari che una volta assunte hanno una capacità inebriante e naturalmente modificano il comportamento del sistema nervoso. È il CAT. Allora se uno va a casa e dice, sai babbo, ma che ti senti? Ti senti male? Sì, mi hanno dato un po' di CAT. E uno dice, CAT? Buh. E che è il CAT? E dice, ma è un'erba così. Ma che vuoi che sia l'erba, insomma. Un po' di erba non fa male a nessuno, capito? Oggi si vive in questo modo. Oggi si vive così. Bisogna cercare di capire, di essere informati. È questo lo scopo di questi programmi che io ho riservato alla droga, in parentesi della trattazione di ischemia e di infarto. Lo riprenderemo. Ma parlare di droghe è importante perché dobbiamo capire tante cose. Qua c'è un'altra tavola, interessante anche questa, dove si vede che la mortalità, questa, viene dal Ministero dell'Interno. Perché magari qualcuno le statistiche le fa, poi non fanno un fico secco, ma le statistiche qualcuno le fa, insomma, qualche donnetta, diciamo sono roba di donne, chiedo scusa del donnetta. E allora fa vedere che queste regioni sono a più alto rischio per la mortalità, per l'overdose. La Sardegna, è questa qua che sarà, mi pare, le Marche, qualcosa di questo genere, e l'Umbria, e poi la Valle d'Aosta. Qui la mortalità per overdose è massima, poi diminuisce in altre regioni come la Toscana, il Lazio, come la Liguria o il Piemonte, poi ancora diminuisce Emilia Romagna, quassù, Campania, ancora di più diminuisce in Sicilia, e bassissima nella Puglia, Basilicata e Calabria. E questo è una diciamo un'immagine che ci fa vedere dov'è che è più pericoloso e dov'è che si muore di più a causa della droga. Informazione anche questa. Dati decessi per 100.000, c'è scritto residenti anno 2013. Sapete che le statistiche vengono fatte dopo. Questa è un'altra. È un'altra che, diciamo, dimostra le cause di decessi per droga avvenute nel 2014. E vedete una grossa fetta blu, riferita all'eroina, eccola qua, l'eroina, e poi questo arancione riferita alla cocaina. Quindi ancora l'eroina e la cocaina uccidono, ma la gente non ci crede, va avanti e magari rimedia col metadone che uccide anche questo, e poi le anfetamine e questo piccolo spicchio rosso. Tutti grafici che hanno un'importanza, questo è singolare,
perché dice la droga fra i giovani. Guardiamola con attenzione anche questa tavola, che viene da una relazione annuale al Parlamento 2012. Chi abbia fatto questa relazione non lo so, ma è chiaro che ci saranno stati quattro gatti. Questa ha fatto la relazione e avrà detto: ah, con noi cosa se ne frega? Tutto sommato se ne frega niente, a noi ci interessa di modificare la Costituzione, il Senato, le province, non ha modificato niente, perché esiste sempre il Senato, esistono sempre le province, nessuna riforma è stata fatta, chiacchiere tante, fatti zero. Questa è la realtà, perché lasciatemi dire, guardiamoci qua, fra noi, un momentino per favore. Allora, in Italia, il popolo italiano vuole tre o quattro cose sole. Io me ne faccio interprete e poi se qualcuno non è d'accordo con me me lo dica, ma vuole sicurezza, economia, lavoro, previdenza e poi non vuole l'invasione, certamente. Nonostante, io lo dice un cristiano, nonostante il Papa dica che sono il volto di Cristo, saranno anche il volto di Cristo, io non sono d'accordo con lui e sono cristiano sicuramente, però ho un cervello che ragiona, quindi lasciamo perdere questo discorso che è meglio. E ritorniamo a questa tavola dove vediamo che l'eroina, la cocaina, gli stimolanti e gli allucinogeni sono a livelli bassi, ma a livello molto alto è il consumo di cannabis. Ora, qui ci sarà un capitolo apposta dove io parlerò di questa pianta, esattamente la canapa, cioè la canapa indiana e la sativa. E la indica è la sativa, è la sativa quella che è pericolosa. Ma ne parleremo perché è un discorso molto difficile da fare. Io ci ho riflettuto molto, ho cercato di essere obiettivo, e lo farò nel modo migliore possibile. Quando sarà il momento ne parleremo. Andiamo avanti e vediamo un'altra cosa, che è questa. Che cos'è questa? Qui sono, diciamo, degli atteggiamenti che dimostrano come viene preparata e assunta la droga. Ora, voi capite che una siringa dove tu aspiri da un cucchiaino qualche cosa o qualunque altro sistema, ditemi voi dov'è l'igiene, ditemi voi dov'è la correttezza, e soprattutto se poi questa gente contrae epatiti, contrae roba di questo genere, è normale. È normale perché è tutto fatto in un modo settico, non asettico. Settico, in mezzo alla strada. Il cucchiaino, la siringhina, prepari la polverina, poi la sciogli nell'acqua, poi la aspiri e poi te la butti dentro le vene. Ma insomma, io guardate, che cosa vi devo dire? Io sono un uomo pieno di coraggio, per carità, ma se io devo pensare che mi potessi fare una cosa del genere, mai e poi mai, ma scherziamo davvero. Il corpo umano è sacro. Facciamo fare che la religione cristiana dice che è il Tempio dello Spirito Santo. Io non voglio entrare in questo discorso, che non mi compete. Però dico, attenzione, qui stai introducendo nel corpo umano delle schifezze e dei virus e dei batteri che poi dopo in qualche modo dovrai pagare. E va bene, anzi va male. E vediamo, ago per droga, io ho scritto... Fai un nodo, eccolo qua, vedi? Ecco, dico, vedi, a te ascoltatore che cortesemente mi segui, ecco, l'ago per droga è l'unico sistema, è fare un nodo, in modo da poter eliminare questo pericolo. E va bene, come immagine finale per la generalità sulle droghe, presento questo cartello
dove c'è scritto no drugs, cioè niente droghe, ma vedete che in questo cartello ci sono le pasticche, c'è la polvere, c'è la canapa sativa, c'è un'altra cosa, c'è l'alcol, eccola qua. Questa è una bottiglia d'alcol, il superalcolico, del quale certamente parleremo, perché è una droga anche quella, e oltre un certo limite. E quindi dobbiamo parlarne, deve far parte della nostra trattazione. Bene, allora vediamo un po' quella che è la situazione generale in Italia. Diamogli un'occhiata, in modo che noi che viviamo in questo stato abbiamo un concetto preciso di quello che sta accadendo, sempre diciamo introdotto dallo sguardo ormai perduto di questa persona in preda a tutto. E andiamo a vedere. Offerta sterminata. Ripeto, offerta sterminata. Quindi non c'è più il problema di dici c'è la cocaina, la morfina, l'eroina, l'oppio, quello che volete, l'acido lisergico, la cannabis, no, è un'offerta sterminata. Ormai potete avere tutto. I vostri figli, quando smanettano nei computer, nell'iPad, tutte queste cose qua, trovano il verso di farsi arrivare per 7 euro, 8 euro, qualunque cosa. Guardiamo cosa ho scritto. Lo spacciatore non è più tanto... Guardiamo quello che ho scritto. Lo ripeto quando sono sparito io. Ecco, via io, grazie. Ecco, lo spacciatore non è più tanto il delinquente, quanto il compagno di banco o il collega di ufficio. Ecco il punto. È il compagno di banco, il collega di ufficio. Ah, perché non la prendi anche te? Cioè, la colleganza, lo spirito di gruppo che induce uno, piglia la via del male e vuole compagnia. Questo è tipico dell'essere umano. E i giovani poco sanno difendersi da questo, perché non hanno l'educazione a farlo. Dispiace, ma è così. Inoltre, l'offerta su internet è senza limiti e a prezzi bassissimi. Quindi voi potete trovare roba che con 7 euro, 6 euro, diciamo, acquistate, vi arriva tranquillamente e voi vi rovinate la salute avendo speso pochissimo. Insomma, ecco. Non è più il discorso dell'alto costo dell'eroina, queste cose qua. Va bene, anzi va male. Proseguiamo, perché questa è la fonte, è l'European School Survey Project on Alcohol and Drugs, cioè praticamente una fonte autorevole, che ci dice che in internet viene offerto di tutto. Spesso i prodotti sono presentati come fertilizzanti e sali da bagno. Pensate un po', non è che dice voi queste qui sono droghe, costano poco, sono droghe, no, te li presentano in un altro modo. Te li presentano in un altro modo. Come esattamente, guardate, come quelli che... Prego, grazie. Come quelli che fanno le bombe e fanno gli attentati, non è che preparano la bomba con i soliti esplosivi classici, la preparano con l'acetone, con cimi chimici, con tutti questi composti che poi dopo opportunamente innescati esplodono. Oggi si fa di tutto. E questo è male. E la gente non è informata. Questi, riguardiamo la tavola, fertilizzanti e sali da bagno. Quindi uno dice, questi sono sali da bagno. Allora uno compra dei sali da bagno. Se arriva la mamma e dice, che hai comprato? Ah, ma ho comprato un sale da bagno. 7 euro, bravo, bravo. Hai pagato poco, benissimo. Però quel sale da bagno, guarda lì, guarda a casa, è una droga. E questo chi lo sa? Nessuno. A meno che non guardino questo programma. Perché non so quanti ne parlano di queste cose qua. In ogni caso sono 651 i portali che vendono droghe sotto questa presentazione. Quindi
non sono pochi. C'è un'offerta sterminata davvero. E questo va tenuto presente. Questo va tenuto assolutamente presente. La causa principale di tutto questo è la mancanza o la latitanza della famiglia. Io insisto, ancora insisto, insisto perché per me è importantissimo questo discorso. I giovani vanno fuori strada, deragliano, perché la famiglia non li assiste, non c'è la famiglia. Allora dice, ma perché non c'è? Perché questi sono separati, divorziati. E d'accordo, questo è vero. Però anche se sono separati o divorziati, seguire l'educazione dei figli è un dovere preciso. La famiglia non esiste più, esiste poco, purtroppo. Seguiamo ancora la tavola qua e vediamo che la famiglia intesa in senso tradizionale è alla base della vita, fin dalla notte dei tempi, è inutile discutere di tante cose. La vita c'è perché c'è la famiglia, diversamente non ci sarebbe la vita. Oggi, a tutti i livelli, gli attentati alla famiglia sono innumerevoli. Non si capisce bene perché, cosa abbia fatto di male questa famiglia, ma gli attentati alla famiglia stessa sono innumerevoli. Le conseguenze sono che i giovani, non avendo alla base una famiglia che li sostiene, li educa, li controlla, controllare non vuol dire fascismo, vuol dire semplicemente ordine, vuol dire dovere, cercare di capire cosa succede in tuo figlio o alla tua figlia. E allora qui io ripresento quello che ho presentato altre volte e che mi sembra importante, e che è questa tavola qua, dove qui questa è la famiglia costituita. Come vedete qua il muro è costituito da tanti mattoni che sono la famiglia. Senza le famiglie e senza i mattoni non si fa il muro. Quindi questo è molto importante. Ma esiste più poco questo, purtroppo. La società è questa. Non ce n'è un'altra. È inutile discutere di tante cose. Io sono il primo, ripeto, essendo liberale, ad ammettere e a consacrare la libertà di ognuno di fare quello che crede meglio di fare, ma c'è un ordine costituito da sempre, dalla notte dei tempi, che non puoi violare, perché è alla base della vita. Questo è il mio pensiero, poi dopo ognuno mi critichi come vuole. Purtroppo quando il bambino piccolo esce dalla famiglia per andare a scuola, trova raramente un prolungamento e o una continuazione della stessa, come dovrebbe sempre essere. E questo è molto importante. È importante che il bambino, educato fino a 4-5 anni, a essere vicino al babbo e alla mamma, e poi dopo esce dall'ambiente del babbo e della mamma e va nella scuola. Nella scuola trova qualcun altro che provvede alla sua educazione. Questo qualcun altro dovrebbe assomigliare più possibile al babbo e alla mamma che ha lasciato a casa e che rivedrà dopo, nel pomeriggio, quando la scuola è finita. E quindi la figura dell'insegnante dovrebbe essere materna, paterna, una continuazione di quella che è la figura vera del babbo e della mamma. Questo purtroppo non accade, una volta accadeva. Io lo so perché la mia mamma ha fatto scuola a 50 anni e so come si comportava. Ma oggi no. Oggi c'è un altro concetto, sotto il nome, il concetto falso di libertà. Ognuno fa quel che gli pare e l'ordine va a farsi friggere. Andiamo ancora con queste tavole e vediamo cosa c'è scritto. Questo per motivi politici e di costume. Qui non dico niente di strano. Ripeto, motivi politici e di costume. Cioè una certa parte politica dice no, questo non si fa perché viola la libertà dell'individuo. E poi dopo usa così, costume, e non se ne parla più. E il risultato però qual è? Eccolo qua.
Il risultato è una frattura psicologica dello sviluppo ordinato del bambino. Questo non ci vuole molto a capirlo. Mi pare così, così chiaro, ecco. Il bambino è disorientato, esce da casa e si trova in un ambiente completamente diverso al quale si deve adattare. A scuola non gli viene detto, in altre parole, le stesse cose che gli venivano dette a casa. Tante volte viene detto cose completamente diverse, perché questo oggi è inteso come libertà e come di espressione di tutto, e invece non è libertà, si chiama con un altro termine che è da stadio, ma io lo adopero senza paura, si chiama casino. Ecco, lo so che non è un linguaggio scientifico questo, e mi scuso di averlo adottato, però la realtà è questa, avete capito? Riguardiamo la tavola qua, riguardiamola. È una frattura psicologica nello sviluppo ordinato del bambino. Cioè il bambino è sbalestrato, esce da casa, va a scuola, trova roba diversa, gente diversa, poi ritorna a casa e a quel punto è anche giusto che non ci capisca più nulla quale sia la sua libertà, quali siano i suoi limiti, i suoi doveri, i suoi diritti, perché naturalmente non c'è lo stesso tipo di educazione, perché a scuola, la scuola purtroppo ha molti difetti. Poi che la ministra, no, guardiamoci, perché questo lo voglio dire col dito puntato, che la ministra della giustizia, quella diciamo che si è fatta vedere in topless, piallata, va in Iran e si mette come altro la persona in capo, perché così non offende l'ayatollah di turno, come quando qui furono coperte le statue da quei cartoni, ci siamo fatti ridere dietro da tutto il mondo. L'Italia oggi è questa, è una povera cosa. È ridotta, noi abbiamo abdicato alla sovranità nazionale, l'abbiamo venduta per un piatto di lenticchie davvero. Questa è una sofferenza, almeno per me e forse anche per qualcun altro. Ma andiamo avanti, che è meglio. Andiamo avanti e vediamo che cosa abbiamo. La droga può anche uccidere. Ripeto per la terza volta, la droga può anche uccidere. Ma prima ancora produce una devastazione totale psicologica e fisica. Ecco il problema, l'avete visto in quelle immagini che io ho fatto vedere la volta scorsa, che riproporrò. Devastazione totale psicologica e fisica. Questo produce la droga e poi in certi casi uccide. Vedremo anche delle documentazioni di questo. Vedremo, c'è una documentazione dove un intossicato da cocaina arriva all'una di notte al pronto soccorso, muore 3 minuti dopo per un arresto cardiaco. C'è una documentazione a proposito. Molto spesso determina comportamenti anomali che sono causa di danni fisici a se stessi e di incidenti stradali. Quante volte noi vediamo degli incidenti stradali che diciamo, oggi c'è il cosiddetto omicidio stradale. Non so se valga o non valga. Scusate. Certo è che oggi molti incidenti stradali sono determinati dall'abuso di alcol e anche di droga. E molte persone muoiono, molti giovani, moltissimi anzi, sono uccisi per questo motivo, causando un dolore immenso nelle famiglie interessate. E tutto questo a causa di due, di solito, droghe. Una è l'alcol e l'altra una droga aggiunta, che ce ne sono tante, vedremo quali sono nel proseguo di questa trattazione, ma certamente potenziano
l'effetto dell'alcol. Tutto questo è significativo, anche perché, poi lo vedremo, ci sono delle droghe oggi che una volta assunte, dopo pochissimo, spariscono dal sangue. Quindi quando tu, polizia, fai un controllo a una persona, tu gli fai l'alcolemia, il tasso alcolico e va bene. Per quanto riguarda le droghe, gli esami sono molto più limitati e, ripeto, ci sono delle droghe che hanno una vita brevissima, per cui se tu vai a vedere un'ora dopo non ci trovi più niente nel sangue. Quello ha preso una droga pericolosissima, ma è già stata metabolizzata e sparita, non lo trovi più. E quindi non puoi incriminarlo per questo. Questa è un'altra diavoleria che purtroppo esiste e non possiamo far finta che non esista. Qui vediamo ancora, perché l'ho fatto vedere la volta scorsa, ma lo ripropongo. Eccola qua l'effetto della droga. Fotografie dello sceriffo della contea di Multnomah, vicino a Portland, Oregon, Stati Uniti. Qui vedete in 7 anni questa, tutto sommato, bella donna, come si è trasformata. È invecchiata di 40 anni in 7 anni. Non solo, ma non è più lei. Guardate lo sguardo, guardate la pelle, guardate come è ridotta. Qui è rimasto un po' di capelli, ma il resto... sono passati 7 anni e come ne fossero passati 40. A parte il fatto che, ripeto, questa ormai non è più padrona di se stessa. Guardate anche la forma della bocca. Queste cose qua sono molto importanti, l'ho fatto vedere la volta scorsa, le ripropongo perché è interessante. Che cosa vale quest'uomo nel 2007 rispetto a quello che era nel 2000? Nel 2000 era un uomo normale, ma lo sceriffo ha fatto della contea di Multnomah, Portland, Oregon, Stati Uniti, ha fatto questa fotografia per far capire che cosa succede in 7 anni di droga in un fisico di un essere umano. Questo ormai vive così, ma non gliene frega quindi niente di nessuno, va avanti per inerzia, esattamente come quest'altra donna. Eccola qua, che a sinistra, tutto sommato, non è il mio tipo, ma posso dire che è una bella donna, tutto sommato. Guardate però come è trasformata in 4 anni. Guardate, non è più riconoscibile. Guardate lo sguardo, è allucinato. Sembra invecchiata di non so quanto, non è più lei. E per finire vediamo quest'altra immagine, anche questa, sempre della contea di Multnomah, Portland, Oregon, Stati Uniti. Lo sceriffo ha fotografato anche questa, perché nel 2003 era così, 3 anni dopo era così. Quindi questa sicuramente ha avuto anche un danno cerebrale, una specie di ictus, c'ha la bocca torta, come vedete, c'ha un occhio mezzo chiuso. Conseguenza di che cosa? Di una intossicazione da droga. Questa era una donna normale, qua a sinistra. Questa, no, non mi venite a dire che è in qualche modo simile alla prima, che è normale. Non è normale. E quindi a questo punto, cosa dobbiamo dire? Che tutto questo è realtà. Queste sono fotografie prese, ripeto, dallo sceriffo di questa contea. Quindi sono ufficiali, questa è la stella dello sceriffo, vedete, dello sceriffo della contea, il quale ha classificato le persone indiziate e ha voluto fare un album e una documentazione iconografica di come si trasformano. Ci fermiamo qui per oggi perché il tempo è finito, ma... Io credo che vi lascio con questa immagine che non è certamente una bella immagine, è brutta, ma è la realtà delle cose. E come una droga può rovinare una persona totalmente e il recupero a quel punto diventa quasi impossibile. Vi ringrazio di avermi ascoltato, continueremo
per qualche puntata a parlare di questo argomento. E vi sono tanto grato e vi sarò tanto grato se mi seguirete, perché ho da dire tante di quelle cose che ho preparato e sto preparando e vorrei che fossero acquisite da voi. Vi ringrazio tanto, vi saluto e vi aspetto alla prossima puntata. Ciao a tutti.